E passiamo allo sport con la promozione della Smart System in Serie A2. Mentre ci colleghiamo con il giornalista Andrea Maduzzi, vi mostriamo alcuni momenti di questo sogno che si è realizzato. Merlo! Porta! Arriva Iorno! Attenzione a Umek! Uno! E promozione! Farina 2! Farina 2, ha vinto Fano! E come anticipato siamo in collegamento con Andrea Maduzzi. Andrea, buonasera. Dunque, momenti abbiamo visto di grande gioia ed entusiasmo che coronano questo sogno, questa promozione attesa da ben 23 anni. Buonasera a voi. Comprensibile l'entusiasmo per un risultato appunto atteso da 23 anni. 23 anni fa l'addio alla 2 che era stata conquistata 33 anni fa. La Virtus ha pazientemente ricostruito in questi due decenni abbondanti, ma soltanto nelle ultime due stagioni ha messo nel mirino la A2 dopo aver conquistato la 3 appena 4 anni fa. Curiosamente nello stesso giorno, il 18 maggio, è arrivato questo risultato a Saint-Donat, a coronamento appunto di una stagione che ha vissuto anche di contraddizioni. L'avvicendamento in panchina fra Paolo Toffoli e Vincenzo Mastrangelo, l'opposto che è stato cambiato due volte, si era partiti con Gonzales che non ha potuto partecipare a questa avventura per problemi fisici, poi Mikhalovic a sua volta avvicendato da Dimitrov, una squadra che ha avuto difficoltà in trasferta ma che in casa è stata assolutamente devastante, ha sempre vinto tranne la finale di Coppa Italia con Palmi, e su questa sua inviolabilità casalinga ha costruito in pratica le sue fortune anche nei playoff. Comunque una stagione in crescendo, perché negli ultimi mesi davvero la Smart System ha concesso poco agli avversari. Domani sera la Smart System sarà tra i protagonisti della nuova puntata di Sportissimo e poi i festeggiamenti proseguiranno anche nei prossimi giorni. Esattamente, domani in Sportissimo, largo spazio come era doveroso a questo evento, avremo in videocollegamento l'allenatore Vincenzo Mastrangelo, in studio il direttore sportivo Mattia Brunetti e il capitano Mattia Raffa. Ci sarà anche qualche sorpresa che non anticipiamo. Quanto invece ai festeggiamenti ufficiali o in forma così più informale, venerdì sera appuntamento alla cooperativa Tre Ponti con tutti i tifosi, poi nuovo happening l'indomani al Palace Allende. Qui il programma è ancora da definire, ma sarà reso noto credo nei prossimi giorni. Andrea, grazie per questo collegamento e buon lavoro. Grazie a voi.